Allora ragazzi, bentornati su Siberian The Time Traveling Warrior. Siamo alla puntata numero 3 e infatti il livello invece è il numero 2, siamo a livello 2 e andiamo a giocare ragazzi. Eccolo qui il nostro barbaro che viene, una volta presa la spada del tempo, viene trasferito nel futuro e si trova tipo come Terminator, vedete il fulmine, la sfera di luce, come un Terminator. Infatti penso che questo gioco, l'idea di questo gioco sia venuta da fare una crasi, sarebbe un mix tra Conan il Barbaro con Schwarzenegger e Terminator sempre con Schwarzenegger. E c'è anche un po' di Robocop, volendo. Andiamo a livello 2, dovevamo arrivare nello scorso livello. Eccoci qua. Highway, quindi l'autostrada. Abbiamo preso l'autobus e il ciccione ci dice: ehi, ti sei fermato alla fermata sbagliata, fessacchione, adesso ti prendo a calci nel culo, Kratos, finto che non sei altro, ci dice. Come vedete, per ammazzare questo ci vogliono 5 colpi ed è la cosa che comincia a diventare difficile. Come avevo spiegato, il nostro barbarone, ogni volta che colpisci diventa giallo e lì dobbiamo premere il secondo tasto per fare il tempismo. Però una volta esaurita la combo è un problemone, perché non diventa più giallo e dobbiamo cercare di premere al momento giusto e cambia il timing, è un casino. Comunque su DS dice: ti piace la violenza, ti piace l'ingiustizia, allora la tua nazione ha bisogno di te. Vieni a far parte dei soldati, sì, soldati fedentissimi del futuro che noi dobbiamo gonfiare di botte. Ecco, l'elicotterone spara i missiloni. E io intanto ho solo 12 monete, ragazzi, sto rovinato. Ok, andiamo. C'è la moto tipo Tron, ma in realtà assomiglia più alla buggy del film The Running Man, se l'avete visto, con Schwarzenegger, l'implacabile. Che c'era un nemico ciccione simile a questo che abbiamo gonfiato adesso, che stava anche usava anche una buggy. Si chiamava quello Electro Shocker, come si chiamava? Era il tizio elettrico, insomma, dai. Ma io faccio così: una volta esaurita la combo delle tre io scappo, perché... Ah, però possiamo anche usare la rotolata che abbiamo sbloccato alla fine dello scorso episodio, se ricordate. Beccate questa. Ok, c'ho 27... 32 monete adesso c'ho. Oh, attenzione che qua arrivano i detriti. Adesso l'elicottero con la pala ha spaccato il terreno. Sta cosa mi pare che era, sai, in un film d'azione, ma non mi ricordo che film era. Quell'elicottero che girando le palle stava per falciare. Era un film tipo d'azione serrata. Non mi ricordo che film era, ragazzi. Se ve lo ricordate, scrivetelo qua sotto. Non era The Last Boy Scout, l'ultimo boy scout con Bruce Willis, anche se lì c'era una scena verso la fine che aveva a che fare con l'elicottero. Era un altro film ancora più spettacolare, dove il protagonista rischiava di essere falcidiato appunto da questo elicottero che crollava. Non mi ricordo che film era, ragazzi. Scrivetelo qua sotto. Non era un Fast and Furious, comunque. Allora, intanto mi mancano 4 cuori addirittura. Un paio me li prendo. E ho finito le monete, ce ne sono solo 4. Attenzione, sotto c'è un cyborg e uccidendolo ci darà un nuovo trofeo. Però dobbiamo prima schivare l'attacco, così. E con 3 colpi l'abbiamo ammazzato, perfetto. Mi ha dato trofeo. Ma è umano? Questo trofeo si intitola trofeo d'argento. Andiamo, c'è qui, schiviamo il fuoco. Attenzione che qua c'è quello col fucile che spara. No! Ok, anche se abbiamo sbagliato il timing, sono riuscito a ammazzarlo senza farmi colpire, ottimo. Andiamo avanti. Allora, qui attenzione che parte il fuoco. No, no, no. Vai. Parte il fuoco, attenzione pure qua, a tutto fuoco, a tutto fuoco. Chi lo diceva? Lo diceva Benigni? Non mi ricordo. È un detto toscano, comunque non mi ricordo chi lo diceva. Allora, andiamo su. Ci abbiamo solo 16 monetine, vediamo un po' se la cassa ce ne dà altre. Arriviamo a 20 precise e ci compriamo un altro cuoricino. Quindi siamo a 6 cuoricini su 7 adesso. Il fondale, come vedete, è abbastanza fisso. Mi pare invece che su PlayStation 4 si muoveva nei nuvole pure qua. Non vorrei dire una cagata, ma... Attenzione, dal tombino spunta il disgraziato, il malandrino. Il malandrino che spunta dal tombino. Attenzione qua.
A tutto fuoco? A tutto fuoco, ok. No, attenzione, no, attenzione, ho fatto la cagà, ho fatto la cagà. Scappa, scappa, c'è il nemesi, oh, vaffanculo, oh. Niente, ho preso un sacco di danni, ragazzi, una cosa assurda. Fortuna che ci sono i checkpoint alla fine, prima del boss, in questo gioco. Quindi, come... ve lo ricordate quando ho finito Ghouls and Ghosts in versione Mega Drive? E porca puttana, e c'erano i checkpoint prima di ogni boss? Perché la versione Mega Drive di default è così, invece nell'arcade no, in sala giochi no. E tu, se muori il boss, devi rifare mezzo livello da capo, da un disastro proprio. Ok, a tutto fuoco, a tutto fuoco, io scappo. Allora, non c'ho abbastanza monete per comprarmi un cuore, c'ho solo... ah, guarda, è qua diverso. No, c'ho solo 11 monete, non mi bastano. Intanto vedete qui, come in Rastan, se ricordate, io anche Rastan ho finito sul canale. Come in Rastan ci sono queste cose che fanno cadere la lava. Però Rastan in un livello era lava, in un altro livello era acqua. Ok, perché Rastan è allergico pure all'acqua, terribile sta cosa. Comunque, come vedete qui si vede proprio la lava che cola, no? Dall'idea della... invece su PlayStation Vita, no, era solo un singolo tipo proiettile. Era come un singolo blocco di... come se fosse un singolo proiettile di fuoco, no? Invece qua sono tanti proiettili sovrapposti che danno proprio l'idea della lava, no? E scappo. No, no, qua uno dei tre casca, io scappo, scappo. Eccolo, eccolo! Mamma mia, botta. Qua pure uno di questi casca, non so quale, mi sa che è il secondo. Fai così. Scappa, scappa! C'è il Nemesis. Allora, qua pure ci sono... ah, qua è un disastro, perché guardate... ho sbagliato, ho sbagliato, attenzione, attenzione, sì. Qua pure uno di questi deve cascare, per forza. Fai così, grande. Purtroppo c'ho solo due cuori, ragazzi, sono rimasto con due cuori, voi non li vedete. Ah, no, sono rimasto con un cuore, sono fregato. Dai, dai, dammi un po' di energia. Allora, 19, che sfiga, c'ho 19 monete e c'ho un solo cuore, non posso comprare energia, mannaggia a me. Tanto mi ammazzano. Ma questo è il boss? No, questo non è ancora. Sì, ecco il boss. Però vabbè, fortuna qua che c'è qua. Ah, questo è abbastanza tosto. Flying Ball, cretino, nessuno può distruggere il fortissimo compattatore. Infatti siamo in un compattatore da monnezza, se vedete. Porca puttana, è già mano seccato. Ok, mo c'ho di nuovo tutta l'energia, per fortuna. Allora, come si faceva qua? Qua, prima cosa, devo rotolare. Rotoliamo. Rotoliamo. Ok, qua schivo, schivo, schivo tutto. Schiviamo tutto. Allora, qua pure devo schivare. Mannaggia la zozza. Ragazzi, io i pattern li so perché sto gioco già l'ho finito su PlayStation Vita proprio pochi giorni fa, eh. Ora gonfiamo di mazzate. Scappato. Ci prendiamo pure un cuore, buono. Attenzione, compattatore di cui parlava prima. Il compattatore ci compatta. Attenzione perché mo lui spara insieme sia le falci che le bombe. Queste falci, ragazzi, sono prese da uguali denti che stavano in un gioco di Castlevania. Castlevania The New Generation, di cui abbiamo già parlato su questo canale, che secondo me è il miglior Castlevania esistente, quello. Non Metroidvania, è Castlevania. Cioè Castlevania di stampo classico, senza il fattore esplorativo e RPG da Metroid. Altro cuore, ok. Attenzione al compattatore. Ok, di nuovo queste falci maledette. E una amo schivata. E due amo schivate. E tre amo schivate. Ok, attenzione che ci stanno sia le bombe che il compattatore a romperli. Ok, sono riuscito a schivare tutto, grazie. Ah, mannaggia, mi ha preso la bomba.
No, attenzione. 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 Oh, però sto schivando abbastanza bene. Dai, ce l'ho fatta, l'ho ammazzata. No, ancora no. Sì, ora era l'ultimo colpo. Allora, adesso posso lanciare. Mi hai distrutto, ma... Ah, smettila. No, stava dicendo tipo... Allora, ho vinto intanto il lancio della spada, che è un nuovo potere per lanciare la spada con il triangolo. Però intanto il boss qui, quando l'abbiamo ammazzato, ci ha detto una cosa tipo... mi hai distrutto, ma ritornerò. Dice, ah, vabbè, lascia perdere, hai vinto te. Una cosa del genere, ha detto, ok. Enjoy, ci ha detto pure, gustati la vittoria. Ok, stage clear, ragazzi, andiamo a vedere... Andiamo a vedere se ci ridà tutta l'energia. Dice, ma a che serve farti ridare tutta l'energia se tanto poi c'è il checkpoint, quando muori ricominci all'inizio del livello con tutta l'energia? Serve quando si fa l'hard mod, la modalità difficile, che faremo alla fine di questa serie, ragazzi, ve la farò vedere. Adesso andiamo a vedere se ci servirà l'energia, così tanto per sport. Tanto non serve in questa modalità, nelle modalità normal e easy non serve. E niente, non mi ha dato energia. Vaffanculo. Vediamo un po', diamo un'occhiata veloce al livello numero 3. Construction site. Questo qui è praticamente il cantiere. E come vediamo, già partiamo bene. Somiglia un po' a livello di Sonic questo. Già partiamo bene perché c'è stato quello col fucile che ci ho gonfiato. E niente, ragazzi, per questa volta finiamo qua. Questo era Siberian Time Traveling Warrior, puntata numero 3. Nel prossimo episodio andremo a esplorare questo terzo e penultimo livello, perché i livelli sono solo 4, quindi ragazzi siamo a ottimo punto, siamo grosso modo a metà del gioco, anche un po' di più. Per questa volta è tutto, ciao ragazzi, alla prossima.